Cronache Misteriose è un nuovo format che abbiamo deciso di dedicare a quegli eventi reali che sono legati ancora tutt'oggi a un alone di mistero. Oggi ci occupiamo di un caso di autocombustione umana, uno tra i primi in Italia a cui è stato documentato e cui si sono dedicati diversi studiosi dell'epoca. Si tratta del caso della contessa Bandi di Cesena. E le ricostruzioni storiche non spesso sono contraddittorie. Abbiamo tuttavia cercato di dare più senso possibile a questa storia. E quindi, tramite la nostra ricostruzione, con la voce del nostro Enzo, il caso della contessa Bandi di Cesena. È la sera del 14 marzo 1731. Siamo a Palazzo Bandi, a Cesena, la residenza della contessa Cornelia Zangari, vedova Bandi, 62enne, nonna materna di quello che 44 anni dopo sarebbe diventato papa con il nome di Pio IV. Quella sera, dopo cena, la contessa si era ritirata nella sua camera manifestando segni di malessere. Era un donnone in carne e tutte le sere aveva l'abitudine di farsi aiutare nella messa a letto dalla sua fantesca, con la quale recitava poi le preghiere. Da qualche tempo aveva iniziato a bere qualche bicchiere di liquore di troppo e probabilmente le aveva dato fastidio. Così doveva pensare la Fantesca dopo che la contessa le chiese di rimanere da sola. All'alba del giorno dopo, la cameriera, non vedendo uscire la donna dalla sua camera, andò a bussare alla porta. Signora contessa, siete sveglia? Non ricevendo risposta, bussò nuovamente. Signora contessa? Ma niente. La cameriera non si preoccupò più di tanto della situazione, perché conoscendo le ultime abitudini della contessa, pensava si trattasse solo di un po' di pigrizia vecchiaia. Tuttavia, verso le 11, non vedendola uscire dalla camera, decise di entrare. Subito venne invasa da un acre odore che esalava dall'ambiente. La stanza era buia, ma dopo aver aperto le tende della finestra, le si prostrò dinanzi agli occhi uno scenario infernale. Un urlo soffocato dal panico squarciò il silenzio della casa. Era il classico delitto della stanza chiusa. La camera era ricoperta di fuliggine, sul pavimento c'erano chiazze di una sostanza viscida e collosa, di un colore giallastro. Il letto era vuoto, ma con le coperte rialzate. Poco lontano, la contessa non era semplicemente morta. Di quel che restava della donna vicino al caminetto erano due gambe come le calze da notte, la testa parzialmente bruciata e tre dita annerite dal fumo. Il resto del corpo era ridotto a un mucchietto di cenere. Gli investigatori, giunti sul luogo, trovarono tutto in ordine. La lampada d'olio era spenta, il letto con le coltri buttate di lato, come se la donna fosse scesa di corsa. Il fuoco non aveva toccato né lenzuola né mobili. Nessuno era entrato o uscito dalla stanza. Ma come aveva fatto la contessa a prendere fuoco? Come aveva fatto il corpo della contessa Bandi a prendere fuoco quella sera? Il medico legale e le autorità giudiziarie erano stati incapaci di trovare una soluzione razionale all'evento e anche il magistrato incaricato di stendere il rapporto descrisse nel suo rapporto sembra che nel petto della contessa si sia acceso un fuoco spontaneo e chiusero il caso così. Gli studiosi enciclopedisti dell'epoca si scatenarono nelle più bizzarre ipotesi. C'è chi parlava di fulmini, c'è chi parlava di improbabili alquanto occasionali gas intestinali e chi ipotizzava addirittura miniere di zolfo sotto il palazzo. Furono ipotesi tutte senza fondamenta scientifiche. Il primo a parlare di autocombustione spontanea fu il canonico veronese Giuseppe Bianchini, che nel suo libro Parere sopra la cagione della morte della signora contessa Cornelia Zangari escluse la cagione diabolica e tutte le altre ragioni e parlò per primo appunto di autocombustione. L'autocombustione non è semplicemente il corpo che da solo, senza fonti di calore esterno, si infiamma. E Bianchini riconduceva questo al fatto che la donna era leggermente in sovrappeso, ultimamente abusava di alcol e quindi descrisse nel suo trattato: credo dunque che la pia dama venisse insenerita dal calore che nell'interiore sua le si insinuò.
È dimostrato che le materie che il corpo nostro compongono sono in gran parte molto alte alla combustione e i casi di acute febbri che l'hanno l'osso incenerite abbiamo già avuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente lui riconduce all'alcolismo e appunto alla, a questo, alla grande quantità di grassi nel suo corpo il fatto dell'autocombustione spontanea. La tesi di Bianchini però non spiegava come il corpo potesse essere carbonizzato parzialmente, perché rimasero intatte le gambe, perché tre dita, perché solo parzialmente la faccia. Nel 1851 il chimico biologo Liebig dimostrò che la carne non può bruciare come il legno, servono altissime quantità di alcol per scatenare comunque una reazione chimica che porti alla combustione. E comunque altissime quantità di alcol porterebbero la persona al decesso per avvelenamento. C'è una statistica curiosa che riguarda le vittime di autocombustione. Sono quasi tutte anziane, quasi tutte fanno uso di alcolici o sonniferi e quasi sempre è presente una fonte di calore esterna, un fuoco, un camino, una sigaretta, una stufetta. È una statistica curiosa perché probabilmente molti di noi nel weekend dovrebbero prendere fuoco, mio nonno stesso praticamente tutti i giorni. Un'ipotesi molto accreditata è quella dell'effetto candela inversa. Cosa succede? Che in questo effetto i vestiti iniziando a bruciare carbonizzano parte del corpo. Il grasso presente in questo corpo diciamo che si scioglie e alimenta di fatto la combustione. Questo può spiegare tra l'altro le chiazze di sostanza viscosa di colore giallastro presente sul pavimento nella stanza della contessa. E questo spiega anche una cosa importante, sul fatto che le gambe sono state risparmiate, perché nelle gambe di fatto c'è pochissima massa grassa e questo può avere può essere un motivo per il quale le gambe non abbiano preso fuoco, diciamo. Tuttavia, che dire, parliamo di un'epoca di 3 secoli fa, l'epoca dove c'era tutto un altro stile di vita, di cui non sappiamo poco e niente, se non fatti storici realmente accaduti e documentati. In realtà forse quello che accadde realmente nella stanza della contessa nessuno lo saprà mai e per questo e su questo si cela ancora un alone di mistero. Ma può un corpo bruciare parzialmente? Ovvero, perché sono rimaste intatte le gambe? Ah, fanculo, va.